Marco Cinque e Maurizio Carbone, dal 1992, in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della scoperta dell'America, iniziarono ad occuparsi di lotta alla pena di morte, cercando di stimolare soprattutto i giovani, quali espressione del futuro prossimo e dell'auspicato cambiamento verso un mondo che non conosca la pena capitale. Si aprì una campagna definita Adotta un condannato a morte, campagna che invitava ad avviare relazioni epistolari destinate alla riumanizzazione dei condannati stessi.